Buongiorno ragazzi, qua è il Paladino dei Saggi che vi parla e oggi voglio parlarvi di un ennesimo libro e quindi cominciare un nuovo consiglio approfondito di lettura. Oggi voglio parlarvi di un libro che mi ha fatto compagnia in questi ultimi mesi, una compagnia che è stata alle volte piacevole, alle volte un po' meno, ma a breve scopriremo il perché. Sto parlando di Manuale di studi strategici da Sun Tzu alle nuove guerre, che forse alcuni di voi avranno già visto una breve presentazione in un video che ho fatto alcuni mesi fa. Partiamo subito con lo scopo che vuole avere questo manuale, proprio dalla voce diretta degli autori. Questo volume intende essere sia un manuale di studio, sia un testo di riferimento per presentare in modo preciso ma accessibile autori come Sun Tzu, Clausewitz, Machiavelli e altri che, pur essendo importanti per il pensiero strategico, non godono della stessa popolarità di questi appena citati. Il volume è quindi indirizzato allo studente, così come al lettore informato, che è interessato a capire da dove provengono concetti e termini strategici troppo spesso mal utilizzati dai media, per comprendere quindi meglio il fenomeno della guerra nel mondo contemporaneo. Detto questo, allora, per riassumere con mie parole questo volume di esattamente 300 e so che era oltre le 300, 315, 17, 18, 318 pagine, potrei dire che è un libro sicuramente dal mio punto di vista adatto a quelli che sono corsi universitari, magari di scienze politiche o relazioni internazionali. Non so quanto possa essere adatto a una persona, chiamiamola tra virgolette, normale, che non è del settore, a meno che non sia appunto appassionata come me, comunque di strategia, di tattica, di guerra, non nel senso di essere guerrafondai, ma per capire le dinamiche di queste. E ora vorrei dirvi del perché ho trovato questa lettura a tratti piacevole, a tratti meno, perché sono partito con un'aspettativa su questo libro, nel senso che fosse molto, molto incentrato su appunto la strategia, sulle varie strategie delle guerre, degli eserciti, sulle varie tattiche, e che le andasse appunto ad analizzare, a spiegare nel dettaglio. Però non è stato così con questo libro, per quello ho detto che lo consiglio invece magari più a persone che siano interessate o comunque che studino questo settore, appunto delle scienze politiche e relazioni internazionali, perché il libro parla sì delle guerre, delle strategie, di tutti questi personaggi, però lo fa con un grande piglio storico, no? Da un punto di vista proprio storico e non tantissimo invece dal punto di vista strategico, nel senso che non ha una grande lente di ingrandimento che va proprio ad analizzare quali sono state le varie strategie nel corso degli anni, però ora capiremo meglio con l'andare a spiegare il libro, i vari argomenti e i vari capitoli, ecco, di cosa parlano nello specifico. Prima di fare questo, cominciamo a capire un attimo, per chi non sa magari nulla o poco o nulla, che cos'è la strategia. In poche parole, la strategia mette in relazione lo strumento militare con gli scopi politici che un paese vuole ottenere. La strategia quindi studia cosa fare in prospettiva futura, quali condizioni creare per dare una certa forma agli eventi, e gli unici dati empirici di cui disponiamo sono quelli che ci vengono dall'esperienza storica. È cosa che si apprende già dalle prime pagine, per chi ancora non lo sapesse, è che c'è una differenza tra strategia e tattica, che magari qualche profano molte volte l'ha mischiata, ha mischiato questi due vocaboli, questi due significati, senza sapere veramente cosa significano. Ed è molto semplice la differenza. La strategia si potrebbe dire, ora ve la spiego un po' con mie parole. La strategia diciamo che è una visione più ampia, che parte da molto più lontano,
esempio dal volere di un determinato stato o paese, quindi si capisce che la strategia ha molto a che fare con la politica, no? Con le decisioni politiche. La tattica invece si occupa più nello specifico delle determinate azioni e controreazioni che ci sono in una battaglia. Quindi, per fare un esempio, se la strategia potrebbe essere definire su vasta scala, ecco, una grossa campagna di guerra, la tattica invece si dovrebbe occupare di una singola battaglia e quindi di cose molto più specifiche e militari. Ed ora andiamo direttamente agli argomenti del libro per capire un po' dall'inizio alla fine cosa va a dirci, di cosa va a parlare. Praticamente si parte e non si poteva partire se non con Sun Tzu e Tucidide, che vengono appunto descritti come i primi teorici del pensiero strategico, no? Le prime persone ad aver scritto di strategia di guerra militare. E non dimenticatevi di andare a vedere il video sull'arte della guerra di Sun Tzu, che è stato il primo video di questo canale, per capire nel dettaglio cosa va a dire questo piccolo gioiello, secondo me, da molti travisato. Quindi si parlerà appunto dell'arte della guerra, si parlerà di Tucidide, del suo scritto La guerra del Peloponneso, che è una lettura che sto rimandando da anni, che prima o poi farò. Poi si passa al capitolo sul passaggio all'era moderna e quindi si arriverà a Machiavelli. Altra lettura che sto rimandando da anni che devo fare. Poi si passa al capitolo sul periodo napoleonico. Non poteva mancare il grande imperatore Napoleone con tutte le sue strategie, le sue tattiche, i suoi cambiamenti proprio di strategie, di tattiche, che le sue innovazioni, ecco, sia dal punto di vista proprio strategico, tattico e anche tecnologico. E poi si passerà chiaramente a Clausewitz, al pensiero strategico e filosofico di Clausewitz, grande generale prussiano, eccetera, eccetera, lo saprete già, o se non lo sapete, anche in questo caso andatevi a guardare il video sul suo scritto della guerra di Karl von Clausewitz. Una lettura molto, molto, molto piacevole. Cosa totalmente inaspettata da me, pensavo di trovarmi a leggere totalmente un altro libro, invece ricordo che ho preso tanti di quegli appunti sul della guerra di Clausewitz che non ne avete idea. Quindi, se non l'avevo detto, gli stessi due autori di questo manuale vengono proprio da un'ispirazione clausewitziana, ecco, se così si può dire. Per capire un po', diciamo, qual è la filosofia di Clausewitz, bisogna comprendere che è un autore complesso ed è proprio complesso anche il tema della sua grande opera. Non si presta a massime e linee guida. Anzi, Clausewitz, le giudica espressamente impossibili. E non va a dare nella sua opera delle ricette segrete per leader politici o altri generali che si ritrovano appunto in un difficile processo decisionale, no? In varie crisi. Quella di Clausewitz è una teoria, che è anche una teoria filosofica, della guerra. E per quanto comunque a volte imprecisa, ci assiste nel capire quel fenomeno multiforme e non lineare che è la guerra. E questo, a mio avviso, lo ritroviamo proprio anche nell'arte della guerra di Sun Tzu. Infatti, secondo me, il messaggio dell'opera, sia in uno che nell'altra, diciamo il messaggio cardine, è molto molto simile, se non lo stesso, sia nell'arte della guerra di Sun Tzu che nel della guerra di Clausewitz. Nel capitolo che arriva dopo abbiamo sempre come protagonista Clausewitz, però in questo caso si parlerà di quelli che sono stati i suoi seguaci e quelli che sono stati invece i suoi maggiori critici. In questo caso mi viene in mente il francese Jomini, sicuramente non si pronuncerà così, ve lo dico come è scritto con la J, Jomini, che invece vedeva la guerra in un modo molto più lineare, scientifico, matematico. Lo stesso andava a dire che
la strategia è proprio la chiave, no, per vincere la guerra, e che tutta la strategia è controllata proprio da principi scientifici invariati che non vanno a cambiare nel tempo. Cioè, questo è proprio l'anti-Clausewitz. E in base a questi principi, appunto, diceva sempre Jomini, si prescrive l'azione offensiva e la concentrazione contro i punti decisivi dell'avversario. Quindi capite che questa era una visione proprio molto molto statica e meccanica, no, della guerra, che in sé invece, per chi appunto ha studiato Clausewitz, si capisce essere proprio un'entità multiforme e molto 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 imprevedibile. C'è appunto anche quel detto, adesso non me lo ricordo nel molto bene, però va quel detto che dice: preparati perché il tuo piano verrà completamente sventato nei primi minuti o nei primi giorni dell'inizio della guerra. Poi abbiamo un capitolo che va a vedere, va un po' a virare su una dimensione strategica e tattica matematica, che è quel capitolo che si intitola I numeri della guerra, che parla proprio di numeri, di percentuali, di equazioni. Mi è rimasto impresso anche la parte dove parla della teoria dei giochi. Ecco, questo è un capitolo che è un po' più specifico, no, riguardo a quelli che sono le dinamiche, no, proprio di quello che succede in una battaglia. A tratti può essere interessante, a tratti è un po' magari troppo riduttivo, in altri può essere magari troppo difficoltoso per certe persone. Comunque, questa prima parte del libro l'ho apprezzata abbastanza, anche se comunque di nuovo a tratti ritornava molto in una dimensione storica. Invece la seconda parte, proprio altro che se va in una dimensione storica, sembra proprio un libro totalmente di stampo storico e quasi per niente, diciamo, concentrato su quello che è il titolo, no? Su quello che è la strategia. In questa parte seconda del libro, quindi, che potrebbe essere molto interessante per quelli che sono interessati al lato storico della questione, vediamo quella che è la guerra nell'età industriale, che in questo capitolo si ritornerà quindi su Napoleone. Gli autori si occuperanno quindi di quelle che sono le varie guerre, no, in questo periodo, le guerre coloniali, oppure di quelle che sono state le guerre dei maggiori stati europei in quell'epoca, fino ad arrivare a quella che è la prima guerra mondiale. Il prossimo capitolo invece si intitola La guerra tra la gente, che non è altro che una spiegazione di quelle che sono le guerre civili, le guerre, gli atti di terrorismo e tutte le battaglie non convenzionali, no? Fatte con eserciti non convenzionali. Poi abbiamo il capitolo che si intitola Le dottrine militari, che va a analizzare le varie scuole di pensiero strategico, in particolare la scuola tedesca, che appunto è di forte ispirazione clausewitziana e che vede comunque la sua fine, la sua conclusione con la Seconda Guerra Mondiale. Poi abbiamo la scuola russo-sovietica e la scuola americana, di cui non vi dico nulla di queste due perché c'è molto da dire, ma non è questo nel luogo, nel momento, ecco. Il capitolo successivo va a analizzare un po' quelle che sono le armi convenzionali per farsi la guerra. È un discorso sempre molto molto generico, anche in questo caso è non specifico, nel senso che non vi va a prendere in causa ogni tipo di fucile, mitragliatore, eccetera eccetera, ma rimane molto nel generico su appunto qualche carro armato, nel senso rimane molto molto distante, ecco, se no anche in questo caso dovrebbe essere stato un altro tipo di libro. E poi sempre in questo capitolo abbiamo un breve scorso su quelle che sono le armi chimiche, le armi biologiche e le armi nucleari. Nel penultimo capitolo poi troviamo quelle che sono le ripercussioni
di avere un grande potere navale e aereo, quindi si vanno ad analizzare questi due aspetti un po' più nel dettaglio, e nell'ultimo capitolo il libro parla di quelli che sono gli strumenti per limitare le guerre, ovvero si parlerà di quello che viene chiamato il peacekeeping, che non è altro, praticamente di cosa si tratta questo peacekeeping. Si potrebbe tradurre con la responsabilità delle grandi potenze nel mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Quindi è tutto ciò che ha a che fare quindi con le missioni, quelle che vengono definite le missioni di pace dell'ONU, si legge appunto anche dei caschi blu, cosa che mi ero totalmente dimenticato. Mi ricordo che da piccolo sentivo spesso parlare ai telegiornali di questi caschi blu, no? Di questi militari in missione di pace. Al mio tempo me le ricordo in varie zone dell'Africa, me le ricordo nella zona dei Balcani, nell'ex Jugoslavia, eccetera, eccetera. Quindi, e il libro finisce così. Quindi, per ripetermi, è un libro sicuramente interessante dal punto di vista storico, anche da quello strategico, anche se avrei preferito che fosse molto più incentrato su questo punto, che fosse molto più specifico. È un buon libro anche dal punto di vista di ricerca, nel senso che è come se fosse un piccolo dizionario per cercare dei libri, no? Che riguardino il tema della guerra nel particolare. Infatti mi sono segnato una grande, grande varietà di libri che il testo consiglia, sia nelle note a margine o comunque sia nello stesso testo. E quindi niente, quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, a voi l'ardua sentenza se può essere un libro che può fare per voi o meno. E noi, come al solito, ci si sente al prossimo consiglio approfondito di lettura.